Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non pensavano affatto di dare nell'occhio Maria e Giuseppe quel giorno in cui presentarono il loro bambino al Tempio, come era costume tra gli ebrei, per offrirlo a Dio. Pensavano di non dare nell'occhio, ma non fu così. Simeone, un santo vecchio, andò loro incontro e riconobbe in quel bambino il Messia che aveva atteso da tanto tempo. «Ora sì, Signore, che me ne posso andare in pace», esclama. «Ora i miei occhi hanno visto finalmente la tua salvezza». In questa prossima domenica, come ogni prima di febbraio, si celebra in Italia la giornata per la vita. Perché, come affermano i nostri pastori, la società odierna ha bisogno di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino e sappiano superare l'attuale crisi demografica e con essa tutte le forme di esclusione. Se la crisi demografica può trovare motivazioni anche nella pesante crisi economica che stiamo attraversando, le forme di esclusione scaturiscono non di rado da una logica egoista, quella di uomini e donne che si arrogano il diritto di padronanza sulla vita. Occorre educare alla cultura dell'incontro, superando quella dello scarto. Ecco la provocazione lanciata in questa giornata. E il Vangelo di questa domenica ce la esemplifica quasi come un'icona. Un vecchio che stringe tra le braccia un bambino. Gli estremi che si incontrano sullo sfondo dell'orizzonte di Dio, del suo mistero. Accogliendo quel bambino fra le sue braccia, l'anziano Simeone lo presenta come luce che illumina l'umanità. Ma la prima cosa che illumina è proprio quella scena stessa. Il vecchio riconosce che quel bambino viene da Dio, come ogni bambino del resto, e che lui, vecchio, ora può tornare a Dio. La sua lunga vita è dono, dono giunto ora alla sua pienezza. Sta qui per noi il messaggio. Come ci poniamo di fronte alla vita? Da proprietari, padroni o destinatari di un dono come Maria, Giuseppe e Simeone? La coscienza dei destinatari del dono è quella di chi riceve se stesso ogni giorno dalle mani di Dio e lo ringrazia per sé e per i suoi, i quali, lo sa, non sono suoi di diritto. Costui guarda la vita con venerazione, con rispetto, con sentimenti di attesa. Splenda anche su di noi la luce della candelora, perché possiamo vedere la nostra esistenza e quella di qualunque altro come la vede Dio e viverla come a Lui piace, perché realizzare la vita è esattamente questo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.